Hey, ben ritrovati da Underlink 91 e benvenuti in questo secondo appuntamento con il DLC di Pokémon Scudo. Dobbiamo trovare gli Slowpoke, quindi oggi iniziano ufficialmente le tre prove del Dojo Master. Nello scorso episodio siamo arrivati qui sull'isola dell'armatura. Guarda quegli Slowpoke come corrono! Zio, ma avete. Vi siete fatti di roba pesante per correre in quella maniera, Quindi, dato che passa di qui. Giro giro tondo, casca il mondo, arriva Slowpoke, me lo becco davanti, perfetto. Un animale di queste dimensioni che ti corre addosso in quella maniera ti uccide. È un cinghiale praticamente, se avesse anche le zanne sarebbe un cinghiale. Quindi sconfiggiamo questi Slowpoke, perché questa è la prima prova. È velocissimo davvero, mi ha curato. Sì. Ci sta tutto. Bene. Ovviamente ve lo segna catturato perché già l'ho catturato alla stazione di Brathbury. Perfetto, uno è andato. Ne mancano altri due. Hai recuperato la giacca dojo di Savory. Rimangono due velocissimi Slowpoke. E vediamo un po' dove stanno a correre. Sti disgraziati. Ok, uno passa lì intorno. La cosa fastidiosa che potrebbe capitare a qualcuno è di imbattersi in Pokémon selvatici. Però, non credo che capiterà. Eccolo qua. Credo non capiterà a me, perché sto un pochino attento. L'uniforme dojo, che parte hai? I pantaloni. Vai, ho altre 5 palle infuocate, sì, le ho massimizzate con... con i PP Max. Ovviamente questi Slowpoke penso che facciano onda sana per farti recuperare salute nel caso tu subisca danni. Ma ripeto, se sei arrivato, se hai continuato a giocare a Pokémon Spada e Scudo, bene o male nel DLC ci arrivi con una squadra a livello 100. Non c'è neanche da starci a sindacare. Allora, un altro Slowpoke velocissimo, quindi Fast Poke, perché è veloce. Dove potrebbe essere? Di là? Ah, eccolo. Aspetta però, questo tizio mi pare un po' strano. Sta cercando gli Slowpoke anche lui? Non sono entrati nel bosco. Sì, ci ho fatto caso in effetti. Frontale con uno Slowpoke. Sconfiggilo e recupera l'uniforme dojo. Quindi la prima prova direi che è mia. Athena ancora al 62, bene. Bergmite dovrebbe evolversi a breve, eccolo. 45 infatti. Wow, Avalog! Qui ho catturato davvero pochissimi Pokémon, mentre su Spada ne ho catturati un macello. Anzi, ci ho messo 20 ore solo per arrivare alla Lega, perché catturavo di tutto, cercavo di catturare tutto. Allora, torniamo da Mastard allora, sì. Praticamente ora su Spada, dato che sono arrivato alla Lega in 20 ore, ma sono poi tornato indietro per continuare a catturare Pokémon, sto tipo a 40 ore, una cosa del genere. Ok, Mastard, abbiamo trovato tutto quello che è stato preso dagli Slowpoke, che li abbiamo sconfitti. E allora... Oh, Link, bentornato! Ehi tu, ma quella è la mia uniforme! Vorresti dirmi che l'hai recuperata senza alcun aiuto? Sì. Grazie. Bella lì, Link. Hai superato la prima prova alla grande. Era una vita che qualcuno non sconfiggeva da solo tre velocissimi Slowpoke. Tipo ai tempi di Dandel. Voi invece li avete raggiunti ma non siete riusciti a sconfiggerli, eh? Che pacco. Wow. Poveri apprendisti. Ma chi se ne... Facciamo che passa tutti quelli che hanno raggiunto almeno uno Slowpoke. Link è troppo un grande, quindi per stavolta faccio un'eccezione. È l'occasione per tornare in pista. Oh, che generosità! Io non passo comunque. Piuttosto, Tagnuccia, che fine ha fatto quei due? Ah, hai ragione, darling. Chi è quei due? Venite, Squirtle, Bulbasaur! No! Oh, guarda come corre Squirtle! Salve. Allora, carini.
Qui al dojo ci stiamo prendendo cura di questo Squirtle e di questo Bulbasaur tutti insieme, ma pare che la tua forza li abbia incuriositi. Per festeggiare il superamento della tua prima prova vorrei che prendessi con te uno dei due. Questi piccoletti sono stati allenati in modo particolare, e una volta che si saranno evoluti potranno gigamaxizzarsi. La scelta più ovvia sarebbe Squirtle, ma no. Mi piace troppo Bulbasaur. È formidabile con le mostre tipo erba, sì. Su spade invece prenderò Squirtle. Ma Bulbasaur è troppo bello. Perfetto, poi neonato trae nutrimento dalle sostanze contenute nel seme sul dorso. Soprannome no, ovviamente no. Lo aggiungo alla squadra, che livello è? Più che altro vorrei vedere il livello. Ma lo aggiungo, sì, lo aggiungo, Dai, leviamo Bergmite, no, Chiavalog, via. Tipo livello 50 credo che sia. Perché bene o male. A meno che non fanno proprio i maledetti tornando a livello 5. Bulbasaur sembra felice che tu l'abbia scelto. Ma quello scodinzola, poverino, vuole venire pure lui. Questi piccoletti possono gigamaxizzarsi dopo essersi evoluti due volte. Quindi è nel tuo Pokémon con dedizione. Il Dynamax è uno dei misteri dei Pokémon di Galar. Esiste inoltre una forma molto particolare di Dynamax, nota come Gigamax. L'aspetto dei Pokémon cambia e anche le mosse che hanno a disposizione. Parlando di Gigamax, mi è venuta in mente quella cosetta segreta che abbiamo qui al dojo. La Zuppamax. Basta berla e l'effetto è gigante. Mi è proprio venuta voglia di papparmene una con dentro una montagna di funghi, Max. È passato un botto di tempo dall'ultima volta. La seconda prova? Quindi facciamo che per la seconda prova dovete andare a caccia di funghi. Andate a raccogliere tre funghi, Max, la chiave del fenomeno Gigamax. Sono rossi e hanno un motivo a spirale. Dovrebbero crescere in posti bui e umidi. Quindi, bella lì, diamo inizio alla prova, cicci! Oh! Ok. Bulbasaur, diamo. Allora io allenerò con amore questo adorabile Squirtle. Impegniamoci per diventare forti e non sfigurare di fronte a Bulbasaur, ok? Vabbè, se ti fa comodo. Mrs. Dojo, se vuole che i Pokémon imparino nuove mosse, lasci pure fare a me. Ottimo, grazie. Quindi Dandel ha scelto Charmander quando ha fatto la prova del dojo. Quel ragazzo insegnerà delle mosse ai tuoi Pokémon in cambio di un po' di rocce e armatura. Prova quando ti va. Grazie. Perfetto. Allora, vediamo un po' sto Bulbasaur. Lo sapevo! Tu? Va bene. Andiamo a cercare sti funghi. Che succede? Senti un po', Link! Dica. Tu sei nuovo qui sull'isola dell'armatura, giusto? Probabilmente non hai nemmeno mezza idea di dove trovare i funghi, Max, vero? Niente paura. Ti mostro la strada mentre facciamo una passeggiata. Come desidera lei, signor Mustard? Dunque, cosa ci vuole dire di così importante? Ovviamente il bosco, certo. Di solito puoi trovare un botto di funghi, Max, nel bosco concentrazione. Ma l'altro giorno è arrivato un gruppone di Grident e se li è pappati tutti. Forse ne sono rimasti nel tunnel del riscaldamento, oltre il bosco, nella piana addestramento. Beh, buono. È un attimo perdersi, quindi stai attento. Bella lì, e buona caccia di funghi, Max, ciccio! Si prende un po' troppe confidenze lei. No. Dunque, passiamo per di qua. Sì, vabbè, ciao, arrabbiati quanto vuoi. Eccoci qui, tu sei Mr. Scavo? Che evento avere qui un allenatore? Io sono Mr. Scavery! Hai delle rocce armatura? No, guarda, non voglio nulla. Ah, mi dà dei watt per le rocce armatura, ma no. Che tunnel del riscaldamento. Attenzione, sono dei funghi. Dei fungi. Li raccolgo, sì, si vede che sono... Oddio, che è Savory. Scommetto che è Savory. Ah, proprio come immaginavo. I funghi mask crescono a gruppetti. I miei poteri psichici hanno captato quei funghi, Max, prima ancora che tu li vedessi.
In base alle regole del chi prima vede meglio alloggia, sei in dovere di cedermeli. Te lo scordi? Come sospettavo, non vuoi darmi ascolto. La tua presenza è un fastidio intollerabile. Ti sei presentato al dojo senza un minimo di preavviso con la tua giovinezza e il tuo talento. Se hai intenzione di intralciarmi, ti sbraglierò con le mie mosse di Popsico! Che seccatore. Già, mo ha un Pokémon in più? Com'è possibile? Guarda, io mi loccherei anche sul sdoppiatore. È il momento di chiarire chi è il migliore tra di noi due. Cioè io. Nitro carica, che mi aumenta anche la velocità. E non è sufficiente però a sconfiggere il suo Slowpoke. Non sono tipo lotta, quindi confusione. Mamma mia, 19 danni, neanche 20. Neanche 20, attenzione. Beh, cosa volevi? Bulbasaur a 15. Mandiamo in campo il corvo, The Crow. Fiero. Fiero lui. Oddio, un po' più di... Cioè, avrei cambiato leggermente la luminosità della grotta, perché i Pokémon, insomma, si vedono che sono piuttosto luminosi. Anche gli allenatori. Ora si balla, eccoti una super elegante mossa psico alla massima potenza. Psico raggio. Sono acciaio. Ciao. Oddio, sapete cosa? Avrei preferito volante buio. Perché ce ne sono pochi volante buio. Mentre acciaio volante c'era già Skarmory. Quindi dice, che fai? Non facciamo un altro Pokémon volante acciaio, così diamo una seconda scelta a posto di Skarmory? Sì? Ma no. Skarmory... A chi non piace Skarmory? Ha un Wubat! E no, continuo a lottare con lui. No, non sono debole. Non posso perdere! Ma nel campo Wubat, vai. Wubat quando si evolve mi piace. Però così... Per forbecco e via. Good game proprio. GG Nori. E Bulbasaur a 22. Vai, qualche altra lotta e sale a livello evolutivo massimo. E ottimo. Gigamax a livello 32. Si evolve ancora al 32. Eccolo che si evolve piccoletto. Ivysaur. I Pokémon, raga, devono iniziare a fare i versi, a dire il loro nome, non a fare i versi. L'esposizione alla luce solare lo rafforza e fa crescere il bocciolo che ha sul dorso. Sul dorso, non so leggere più. Perché non riesco a conquistare la vittoria? Cosa mi manca? Per questa volta sono disposto a sceglierti quei funghi, Max. Di sicuro quelli che troverò io saranno molto più elegant. Sevori, teletrasporto! Prendiamoli un po'. Oh, tre funghi, Max. Scusi, subito! Quindi non c'è altro qui? Pronto, Link? Come sta andando la prova? È stata una passeggiata, a parte cercare la grotta. Ho chiesto anche agli altri, ma tu sei stato il primo a finire? Sei proprio un allievo promettente. Io comincio a preparare il necessario per cucinare la zuppa, quindi rientra pure. Fai attenzione lungo la strada. Bip. Bip anche a te. Ah, ma proprio così è. Deserto Paiolo, isola dell'armatura. Com'è diventata brutta l'aria. Sì, sì, eccomi qua, sono il più bravo a cercare i funghi. Se solo sapeste quanti funghi ho cercato nella mia vita. Quelli erano i primi tre. Link, yay, bentornato! Mitico, c'hai i funghi, Max! Seconda prova superata, da paura! Tutti gli altri allievi sono persi nel bosco, che storia. Quindi avranno avuto ben altro a cui pensare, altro che cercare funghi. Mi sa che a parte Link siete tutti bocciati. Ma, per ora riempiamoci lo stomaco, spariamoci sta zuppa, Max, piena di funghi, Max. Io ho fatto la rima, fratello. Sto tizio è fenomenale. Ok, il condimento è perfetto.
Ora non resta che aggiungere i funghi, Max, che hai portato tu. Ma i funghi si cuociono piuttosto in fretta, eh? Mrs. Dojo, aspetti un momento, please. Savory, cos'è successo? Sei senza fiato? Anch'io mi sono procurato i funghi, Max. Oh, grande Savory. C'era proprio dentro. Bella lì. Quindi abbiamo due promossi. Ci sono riuscito. Ce l'ho messa tutta. Dai, su, non piangere. Congratulazioni, Savory. Maestro, Mrs. Dojo, per una volta vorrei che accontentaste un mio capriccio. Vorrei che preparaste quella zuppa utilizzando i miei funghi, Max. Desidero che tutti assaporino il frutto dei miei sforzi. Savory, tutto qui? Lascia fare a me. Comunque, questo non è certo il tuo primo capriccio. Mrs. Dojo! Mi spiace, Link. Lascia che usi i funghi, Max, per la zuppa di oggi, ok? Non capita spesso che si impegni così seriamente. In compenso, attenzione! Questo è importante. Puoi usare i tuoi funghi, Max, come preferisci. Passi comunque la prova, quindi tranqui. Ci hai guadagnato dei funghi, Max, top! Dunque, o si possono rivendere a prezzi esorbitanti o possiamo usarli per gigamaxare. Per dare la gigamax ad alcuni Pokémon. Potrebbe essere molto importante. È pronto? Ecco la zuppa, Max, la specialità del Dojo Master! Bella lì, sto morendo di fame. Su, mangiamo. Buon appetito! Hai bevuto la zuppa, Max. Ah, sì, non ti ho spiegato bene come funziona. Se bevi la zuppa, Max, del Dojo Master, dal tuo corpo si sprigiona l'energia del Dynamax? Ti piacerebbe? Peccato che non funzioni sugli esseri umani, ma con certi Pokémon è tutta un'altra storia. Quando sei la pappa nei Pokémon con il giusto potenziale, possono risvegliare il Gigamax, una forma speciale di Dynamax. Quindi... sì, questo c'eravamo arrivati. Dai trailer si capiva. Però... ah, quindi se gli porti funghi! È giusto, vedi? Allora c'è un po' quasi azzeccato. D'ora in poi fare in modo che ci sia sempre qualcuno in cucina per prepararla. Quindi, se ti serve della zuppa, Max, passa pure a chiederne un po'. Huss! Detto questo... bene, la seconda prova è andata. Avete fatto tutti del vostro meglio. Sono fiero di voi, cicci! E poi... grazie per la zuppa! Grazie per la zuppa! Ah, Link, dopo fai un salto da me, ho qualcosa da dirti. Ma allora, qui c'è sempre qualcuno che fa la zuppa? Diamola subitissimo a tappo! Io ce l'avrei comunque sia lui, Gigamax, e lui no però. Lui già ce l'ha, lui pure, lui pure, lui pure, lui pure, lui pure. Insomma, ho calcolato un po' di Gigamax negli ultimi giorni. Diamola a tappo, dai. Sì, ci vogliono tre funghi, Max, appunto, per fare la zuppa. Potremmo farne, quindi, quante ne vogliamo. Ah, bello. Oh, allora... il potenziale... potenziale Dynamax... ok, così al massimo. Quindi, se gli do qualche caramella Dynamax, potrà gigamaxizzarsi al pieno potenziale. Ottimo. Ok... parlo un attimo col bimbo. Il tuo esperienza amuleto non l'ho neanche provato. Aspetta, fammi un attimo riposare Pokémon. Eccoci qui, siamo pronti. Link, Savory, bella lì. Grazie per essere venuti. Sono accorso quando ho sentito che voleva parlarci. Esatto, volevo dirvi una cosa. Per voi due ora è venuto il momento di affrontare The Final Last Ultimate Third. The Final Last Ultimate Third? Final Last... che? Essenzialmente si tratterebbe della terza prova, giusto? Beh, sì. Solo voi avete superato la seconda prova. La vostra rivalità vi ha spronato, permettendovi di migliorarvi. È arrivato il momento che regolate i conti con una lotta tra Pokémon Dynamax! Dobbiamo affrontarci in duello? Sarebbe questa l'ultima prova? Yep! Le regole sono semplici. Chi vince, si guadagna la promozione. E non solo. Avrà diritto all'armatura occulta del Dojo Master. Finalmente è giunto il momento. Tuttavia, lotterete nell'arena sul retro del Dojo. Potete darci dentro con il Dynamax, visto che è un punto energico. Non c'è un minuto da perdere! Devo subito correre sul luogo e visualizzare mentalmente lo scontro.
Allora io vado. Che trappole escogiterà? Tu dedicati pure ai preparativi con la tua calma da Slowpoke. Ah, che tipo pittoresco. Seivor il talento ce l'ha, ma è un po' indisciplinato. Per questo finora non ha mai preso le cose troppo sul serio. E anche gli allenamenti li ha sempre fatti un po' alla buona. Ma da quando sei arrivato tu, ha fatto un cambiamento pazzesco. Quindi, un'ora fa, più o meno? Un'ora e venti. Forse ha deciso di darci dentro, finalmente. Speriamo solo che non si lasci prendere troppo la mano e che non combini qualche pasticcio. Speriamo di no. Lei... cosa? Sta giocando Pokémon Quest? Bello, eh? Un gioco in cui tutti i Pokémon sembrano cubetti. In effetti Pokémon Quest è bello, poi no, però non l'ho mai finito. Mancanza di voglia, un po'. Ok, Savory. Ebony and Ivory, proprio è Savory. Non c'è nulla a parte il grandissimo stadio. Una pianura. Fatta apposta per far maxizzare Pokémon. Lo snobbo totalmente. Vediamo un po'. Eccoti. Ti batterò e mi impadronerò dell'armatura occulta. E così mi evolverò in capo palestra di tipo psico. Non mi è concesso perdere, costi quel che costi. Userò tutta la mia forza. Sei pronto? Certo che sono pronto. Però mi chiedo se anche su spada la tipa dica le stesse cose sue. Cominciamo? Dateci dentro, va bene? Faccio il tifo per tutte e due. Os. Bella lì. Allora, ma quando si è teletrasportato qui? Va bene. Sono rimasti un attimino scioccati anche loro. L'ultima prova del Dojo Master. Pronti? Via! E la terza sfida contro Savory? E manda Ponyta. Facciamo sì che questa lotta sia elegant, come si addice a un gran finale. Sempre che non ti lasci scoraggiare dalla strana sensazione che si avverte nel campo! Campo psico. Sì, l'ha preparato lui in anticipo. Ma... Giga Fiammo Palla! Ah, dai! Sono curioso! Che bello! Che bello! Axel Blades! Lui è Axel Blades! Altro che tappo! Fa, che bello! Che bello! Ma quale Kadabra, vai via! Mamma mia, la potenza! Boom! Senti come vibra! Mamma mia, che bello! Cioè, tu lo vedi sul trailer, ok, ma lo vedi qui, proprio davanti ai tuoi occhi. Lo stai controllando tu, è eccezionale. Wow, tre turni ben spesi, neanche il gran finale. A meno che non abbia... Slowbro di Galar potrebbe avere fatto evolvere il suo Slowpoke. È grave. Grave, zi. Slowbro, guardalo! La prediction! Ora dobbiamo proprio fare ricorso alla vera forza dei nostri poteri psichici.
Però io ho finito la gita. Peccato! Ti do un altro po' di zuppa. Ciao, sono tornato. Oddio, che paura. Palla infuocata! Gigamax Slowbro? Non dirmi che... No! Ah, Dyna! Ok. No, già stavo pensando al peggio. Dico, ehi, fermati un attimo, ferma lì. Ma che sarà mai? Che sarà mai? Cosa ci vorrà? Dai, su! Dyna flusso, zio! Sì! Guardalo come lo prende, come un campione! Sì, 14 livelli sopra, però lo prendi come un campione. Piove, si è tolto il campo psico da solo. Anche perché non ci ha fatto niente col campo psico. Ultima palla infuocata, ti prego non missare, grande. In teoria ne ha fatte due, perché l'altra era un giga. Quindi. Allora, signorino mio, gli è piaciuta la sfida? Livello 29, ancora non è abbastanza per evolversi, peccato. Dopo questa batosta ho bisogno di un po' di riposo. Guardo lì e tutto quanto. Non ci crede. La lotta è terminata. Il vincitore della terza prova è Link. Evviva! Sei stato fortissimo! È stata una lotta intensa. Veramente eccezionale. Sì, basta, per favore. Già ci sono io che mi rendo abbastanza ridicolo. Sono stato sconfitto. Patetico. E ho persino giocato sporco. Dubito che qualcuno come te, giovane e dotato di talento, possa comprendere. Tuttavia anche io, che non sono nulla di speciale, a modo mio ho dato tutto me stesso. Forse è giunto il momento di abbandonare il sogno di diventare capo palestra. In ogni caso suppongo che verrà espulso dal dojo appena scopriranno il mio imbroglio. Link, sentiti libero di rivelare i miei misfatti al maestro. Io sono superiore a te. Quindi direi proprio di sì. No, non è vero. Why? Per quale motivo? Pur di batterti mi sono lasciato tentare dal tipo buio. Comprensivo sia con i Pokémon che con i rivali. Proprio forte sto Link. Maestro! Lascia che mi scusi anche per quello che ha fatto Savory. Il suo comportamento non è stato il massimo, ma ha dimostrato di sapersi impegnare. È che ci tiene troppo e non sopporta di perdere contro i suoi rivali. Maestro, sono riconoscente. Link, ti chiedo perdono. Sorry. Come punizione facciamo che ballerai da sole Pokémon del dojo per 6 mesi. Urca! Però una punizione del genere basterà per scontrare le mie malefatte? Chiaro che sì. Sarà un'occasione top per rafforzare il tuo spirito. Ricevuto. Mi chiedo però quei funghi dove l'abbia trovati. Bella raga! Bella a tutti ragazzi! Sono Favigei. Lo show è finito, ottima sfida! Ero così emozionata che a un certo punto non sono nemmeno riuscito a seguire bene la lotta. Lo so, Tappo con la sua tecnica speciale ti ha stregato, lo so. Veramente impressionante, non riesco a fermare le lacrime. Ma vai via. Link, c'era dentro di brutto e hai vinto nonostante le condizioni sfavorevoli. E adesso che hai superato tutte le prove, ti darò l'armatura occulta del Dojo Master. Io torno dentro per fare tutti i preparativi. Ti aspetto. Cicci, tornate pure alle vostre cose. Ciao. Io uso ciao. Su WhatsApp. Hai un momento? Link, ecco. Grazie. Devo ammettere che, entro certi limiti, riconosco la tua forza. Grazie. Penso che possiamo anche concludere questo secondo episodio. Wow, sono davvero contento che possiamo trovare quanti funghi vogliamo e quindi far gigamaxizzare chi vogliamo. Si perde un po' il senso dei raid, ma aiuterà molto alcuni giocatori che non possono giocare online spesso quanto vogliono. Quindi,
Per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!